I piani industriali previsti con le offerte per l'Ilva sono inaccettabili. Escono dal Ministero dello Sviluppo con un rifiuto netto i leader sindacali dopo oltre due ore di incontro in cui il governo ha illustrato le due proposte in campo, a partire da quella della cordata guidata da ArcelorMittal, già scelta dai tre commissari. Partiamo male, ci sono 4.800 esuberi subito dal 2018 e 6.400 nella proposta di Jindal di Acciaio Italia. Questo è sicuramente un punto di partenza sbagliato. Noi pensiamo che si debba partire con chiarezza su investimenti ambientali, investimenti produttivi, anche sul prezzo, ma il prezzo salato in termini di occupazione è assolutamente troppo salato. Per questo ci siamo riaggiornati a giovedì mattina per proseguire il confronto. Entrambe le cordate prevedono dunque tagli all'occupazione. Quella guidata dal colosso ArcelorMittal, che salvo sorprese dovrebbe aggiudicarsi l'Ilva, propone 4.800 esuberi, da ottenere subito sui 14.200 addetti complessivi, più altri 1.000 nel 2023. L'offerta perdente proponeva invece più esuberi nell'immediato, ma a partire dal 2023 un aumento d'occupazione. Ora la palla passa al governo, che dovrà procedere all'aggiudicazione per decreto, senza parere vincolante dei lavoratori. Solo dopo i sindacati apriranno la trattativa coi privati. In quel momento l'intesa coi lavoratori sarà determinante, così come lo sarà il parere di Bruxelles, che ha già fatto intendere come ArcelorMittal rischi di sfondare i tetti antitrust e dunque di dover rivedere il proprio perimetro in Europa.